Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli a dire di no, però poi arriva lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Amici di Directa Sport, benvenuti al comunale Salvatore Loriga di Galtellida, dove vi racconteremo la sfida tra Tuttavista e Orani, big match del 19° turno del campionato di seconda categoria. E assalto alla vetta per i padroni di casa che vogliono accorciare le 5 lunghezze che li separano in classifica dalla prima posizione occupata proprio dall'Orani. Con l'andare del torneo si è profilata subito una lotta a 3 per la promozione diretta tra le due squadre impegnate oggi e l'Atletico Bono, che invece è secondo. Parleremo anche di questo ovviamente nel corso della nostra telecronaca. Ormai è quasi tutto pronto per il fischio di inizio di questa partita, che verrà arbitrata da Francesca Fois della sezione di Nuoro. Tra poco vi daremo anche lettura delle formazioni, c'è ancora qualcosa da sistemare prima del fischio di inizio della partita. Allora completiamo il discorso iniziato in precedenza. Dicevamo, il Tuttavista quest'oggi in tenuta interamente rossa, che vuole accorciare sulla vetta. La formazione di Galtelli è terza con 41 punti, 13 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. Questo è il bilancio stagionale e arriva da 6 risultati utili consecutivi, 5 vittorie e un pari fin qui nell'ultimo turno, successo per 3-0 sulla Nulese, sempre qui al comunale Loriga. A fare scalpone in questa serie positiva è stata anche la vittoria per 2
2-0 nello scontro diretto proprio sull'Atletico Bono. Orani che invece primo con 46 punti è imbattuto in questa stagione, 14 vittorie, 4 pareggi, nessuna sconfitta. Fin qui Orani che nell'ultimo turno ha vinto per 3-1 sul Supramonte, mentre in precedenza c'era stata una leggera frenata con due pareggi consecutivi per 1-1 contro Bottidda e Atletico Bono. Altra curiosità statistica interessante, mentre c'è un problema sulla rete che verrà difesa dal portiere dell'Orani nel corso del primo tempo, ovvero Andrea Succu, dicevamo. Altra curiosità statistica, tutta vista che non ha mai perso in casa in questa stagione, 8 vittorie, un pari in 9 partite, l'Orani dal canto proprio che invece non ha mai perso in trasferta, 7 vittorie, 2 pareggi in 9 partite. Si scontrano quest'oggi il miglior attacco del girone F, proprio quello del tutta vista con 60 reti realizzate, fin qui alla miglior difesa che è quella dell'Orani con soltanto 13 reti subite fin qui. Sembra essere tutto pronto ora per il fischio d'inizio della partita che arriva in questo momento. Inizia il big match allora tra tutta vista e Orani, con la capolista che indossa un completo di colore interamente blu. Dicevamo le formazioni, il tutta vista che scende in campo con il numero 1 Olianas, con il 2 Daniel Mastio, con il 3 Andrea Mameli, con il 4 Cristian Loriga, che è peraltro a terra ma c'è alcun problema particolare per lui. Dicevamo poi ancora con il 5 il capitano Franco Solinas, con il 6 Marcellino Pira, con il 7 Antonello Contini, con l'8 Simone Mameli, con il 9 Salvatore Cangiu, con il 10 Luca Mameli e con l'11 Giorgio Floris. A disposizione del tecnico Maurizio Calvia ci sono Sanna, Porcughisu, Angioi, Carboni, Oggiano, Mureddu e Fronteddu. Risponde l'Orani che attacca per primo in questa partita con il numero 1 Succu, con il 2 Brau, con il 3 Carboni, con il 4 Morittu, con il 5 il capitano Antonio De Solis, con il 6 Matteo Ladu, con il 7 Soddu, con l'8 Noli, con il 9 Camboni, con il 10 Michele Fadda che è anche il capocannoniere del girone con 18 reti messe a segno, e chiude il quadro con il numero 11 Priamo Secchi. A disposizione ci sono Brasu, Bussu, Rocca, Daga, Silvas, Ortu, Lamanna, Mura e Farris. L'allenatore è Salvatore Mastio. Avanza ora il tutta vista, lo fa con il numero 10 Luca Mameli, che prova ad appoggiare sul settore di destra dove c'era la discesa da parte di Simone Mameli, che invece è il miglior marcatore in questa stagione del tutta vista. È riuscita a cavarsela l'Orani, ma il possesso di palle ancora per la formazione di Galtelli, che ricostruisce affidandosi al lancio lungo. L'ultima deviazione da parte del giocatore dell'Orani, si tratterà di rimessa in gioco per il tutta vista. Buona cornice di pubblico per questo big match che potrà dire tanto sul prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Qui ci sono le proteste da parte dei giocatori del tutta vista per un presunto fallo di mano. Vediamo se l'Orani riesce a costruire qui un contropiede. C'è l'irregolarità ai danni del numero 7 Emanuele Soddu, con il calcio di punizione battuto molto rapidamente. Attenzione a Brau, il suo ingresso in area, viene segnalata la posizione di fuorigioco da parte dell'esterno di destra dell'Orani, e dunque gioco fermo. Se ne sono andati i primi 2 minuti di questa partita, ancora nessuna occasione importante da segnalare, ma partita subito viva insomma. Due squadre che danno la sensazione di volersi affrontare a viso aperto. Ora la costruzione dell'azione da parte del tutta vista con una serie di passaggi di prima intenzione ad allargare qui il gioco verso Mameli. Vince il rimpallo Mameli, che ottiene la rimessa laterale. Segue le operazioni a ridosso della sua area tecnica l'allenatore dell'Orani Salvatore Mastio, mentre va a incaricarsi della battuta del fallo laterale Marcellino Pira. Per il tutta vista attende lo smarcamento del compagno, c'è l'anticipo da parte di Noli che mette ancora il pallone oltre la linea laterale. Avanza dunque a piccoli passi il tutta vista, che cerca la prima azione pericolosa di questa partita. Ora il pallone al limite dell'area, la rasoiata con il destro da parte di Luca Mameli, il pallone che si perde fuori, ma ci ha provato insomma la formazione di Galtelli, che si è fatta vedere per prima in questa partita. Il destro rasoterra ha controllato con lo sguardo Andrea Succu il pallone che si è spento a lato senza particolari pericoli per lui. È pronto ora al rilancio l'estremo difensore dell'Orani, abbiamo detto capolista di questo girone con 46 punti.
Il duello aereo con il pallone raccolto ora da Roberto Camboni. Lo spunto in velocità, attenzione a Lorani qui con Fadda, controlla il pallone, attaccato Fadda, qui paga dei dividendi la pressione difensiva del tutta vista, che però sbaglia in fase di ricostruzione della manovra. Qui c'è lo scontro abbastanza duro con la segnalazione del calcio di punizione in favore dell'Orani per la grande sorpresa del capitano del tuttavista Franco Solinas. Azione dunque dubbia, episodio dubbio per meglio dire, al minuto 4:30. Nel corso del primo tempo è Orani che potrà farsi vedere dunque con questo calcio di punizione. Proseguono le proteste da parte dei giocatori del tuttavista, formazione che è ripartita con un nuovo assetto societario, con tanto entusiasmo scaturito anche dall'inaugurazione di questo impianto. La prima partita casalinga giocata lo scorso ottobre è stato un volano, insomma, un po' per tutto lo sport qui nel piccolo ma molto vivace centro di Galtellì. Ne parleremo più avanti. Prima seguiamo questo calcio di punizione. È nutrita la barriera del tuttavista con quattro elementi. La battuta di Fadda che centra in pieno la barriera. Non è finita il traversone con il destro allontanato di testa. Lorani che comunque insiste in questa fase di pressione offensiva. Tuttavista che ha recuperato però il pallone ma lo perde immediatamente, lo riconquista, poi qui c'è la concessione del calcio di punizione con Andrea Mameli e porge lateralmente all'indirizzo di Cristian Loriga. Ancora lo scambio, tutto di prima, sempre Loriga in possesso. Amano il palleggio i giocatori del Tuttavista che ora riescono ad allargare bene il campo. Mameli sull'out di destra attende la sovrapposizione che arriva puntuale, il cross teso, arriva il gol, il Tuttavista in vantaggio. C'è stata la sfortunata autorete del difensore dell'Orani e dunque si sblocca il match dopo appena 6 minuti. Premiata questa azione ben sviluppata sulla destra da parte del Tuttavista, il cross teso, il difensore dell'Orani è intervenuto nel tentativo di spazzare e invece ha insaccato le spalle del suo portiere. Si riparte allora. Orani che ovviamente vuole mantenere la sua imbattibilità qui a Galtellì, ma la gara si è messa subito in salita per l'11 guidato da Salvatore Mastio. È Tuttavista che invece sulle ali dell'entusiasmo ora costruisce ancora partendo dalle retrovie, alza il pressing. Lorani saltato con questo pallone diretto sull'out di sinistra, poi calciato lontano a cercare uno dei giocatori più avanzati, si tratta del numero 11 Giorgio Floris, duro a contrasto, poi la rimessa che è stata assegnata a Lorani, sentite tra le proteste veementi del pubblico del comunale Salvatore Loriga, pubblico che continua ad arrivare qui sulle tribune. Qui si mangia il gol del pari con il piatto sinistro Emanuele Soddu, incredibile, al 7° minuto di gioco e dunque poco più di un minuto dopo il vantaggio del Tuttavista. Lorani ha avuto una clamorosa occasione per pareggiare i conti, anche qui un cross preciso e puntuale dalla destra, il piatto mancino di Soddu alto sopra la traversa per una questione davvero di centimetri. Allora sembrano esserci tutti gli ingredienti per assistere a una gran bella partita. Autorete che in precedenza, se non abbiamo visto male, dovrebbe essere stata commessa dal numero 6 Matteo Ladu. Andremo a verificare il prima possibile. Ladu che aveva cercato di allontanare, come detto, ma messo alle spalle del suo portiere Succu. Qui c'è un'altra punizione segnalata dalla signora Fois di Nuoro, già battuta. Solinas riceve, alza la testa, decide di scavalcare la linea di centrocampo con questo pallone lungo che è indirizzato verso Caggiu e in anticipo De Solis che alleggerisce verso Succu.
permette ai compagni di avanzare, di guadagnare qualche metro il portiere dell'Orani, che poi sbaglia totalmente il suo rinvio. È pronto Pira per l'esecuzione del fallo laterale, si smarca ancora Luca Mameli che non riesce a trovare compagni. Vediamo, i giocatori del Tuttavista chiedono la concessione della rimessa laterale che viene invece assegnata al Orani. 9:20 trascorsi al nostro cronometro, è già successo tanto in questa partita, un gol quello che ha permesso al Tuttavista di sbloccare l'incontro dopo poco più di 6 minuti, una grande occasione circa 60 secondi dopo per il pareggio dell'Orani con Soddu. Qui il pallone in profondità a cercare Simone Mameli, lo insegue e lo raggiunge, attaccato alle spalle da Marco Carboni. L'ultimo tocco è stato proprio del giocatore ovviamente del Tuttavista. Dunque Orani a rimettere in gioco e a cercare in generale una reazione dopo gol subito a freddo, reazione che è arrivata a dire il vero immediatamente con la grande opportunità per Soddu che finisce qui a terra senza fallo. In questa circostanza c'è il fallo laterale in favore del Tuttavista con Contini che controlla bene il pallone, poi cerca di verticalizzare il gioco, il pallone allontanato di testa, insiste il Tuttavista, il duello fisico qui è visto protagonista anche Cristian Loriga con Noli che ha messo fuori per Lorani. Arriva ora il pallone per la battuta sempre verso Pira. Siamo entrati nel 10° minuto del primo tempo. Pira con le mani tende il movimento di Mameli, guarda in avanti, arriva Loriga, poi ancora Pira. Interessante qui la sponda con il petto, Lorani che si difende ancora. Contini allarga verso Mastio, il cross interessante sul secondo palo, il pallone è buono, Flori sale indietro, la battuta col mancino e poi tocca per ultimo Ladu, tutta vista con un avvio davvero arrembante che ha provato ancora la squadra di Maurizio Calvia. Tanto ardore agonistico, senz'altro miglior approccio per la squadra di Galtelli. Ora potrà beneficiare anche di questo calcio d'angolo da destra. Diciamo dell'impianto il fatto di recente che ha permesso insomma al Tuttavista di disputare dopo tanti anni le proprie partite interne su un campo in erba seppur sintetica. Intanto seguiamo il corner, il traversone basso, attenzione alla battuta al volo con il destro Simone Mameli, o meglio la battuta di prima intenzione da parte del numero 8, il pallone fuori, ma ancora da annotare sul nostro taccuino un'azione pericolosa da parte del Tuttavista. 12:20, rimessa dal fondo di Succu. Ancora un duello aereo con Contini che arriva per primo sul pallone, quindi Soddu protegge la sfera, è costretto a indietreggiare, Soddu insiste, viene attaccato da Simone Mameli, attenzione a Lorani, stavolta sul settore di sinistra, il pallone controllato da Camboni, all'indietro e poi ancora in avanti, tra i piedi di un giocatore del Tuttavista, allora Loriga può cercare di costruire il contropiede affidandosi ora a Mameli, perde il duello Mameli, poi l'anticipo da parte di Pira. Solinas, il baluardo difensivo del Tuttavista, il lancio lungo, il colpo di testa, attenzione perché c'è Simone Mameli ancora in agguato. Qui ha provato Moritto una verticalizzazione dove non c'erano però maglie blu. Allora Mastio, qui c'è la spinta ai danni del giocatore del Tuttavista, si trattava ancora di Simone Mameli, punizione per la squadra biancorossa. Sarà Solinas a calciare, il tocco corto laterale verso Mastio e poi ancora Solinas, vede il movimento di Floris, cerca la sponda, intervento di testa anche da parte di Caggiu,
Pallone allontanato e raccolto da Loriga. Riesce a proporre verso esterno di sinistra Andrea Mameli. Dentro ancora per Floris, cerca di girarsi, Floris guadagna un prezioso calcio d'angolo. Tutta vista che dopo aver corso quel pericolo sul sinistro al volo di Soddu, ha attaccato ancora con maggiore convinzione. Ora può usufruire di un altro corner, stavolta da sinistra, in precedenza sugli sviluppi proprio di un calcio d'angolo si era reso molto insidioso Simone Mameli. Vedremo come andrà in questa circostanza. È pronto a battere Luca Mameli. Tutti i saltatori sono all'interno dei 16 metri, il pallone molto tagliato e Solinas per poco non trova il tocco vincente sotto porta. Sbigottito il tecnico dell'Orani, Salvatore Mastio, perché le marcature sono saltate in maniera evidente. Solinas è andato praticamente solo a cercare la battuta, ha mancato il gol per una questione di centimetri. E ancora altra chance dunque per i padroni di casa, che stanno giocando con altro piglio. Lorani che ha accusato il colpo dello svantaggio. Un quarto d'ora se n'è andato nel corso del primo tempo. Qui le proteste da parte di Eugenio Brau per Lorani, con le mani pira Floris e poi perde il controllo del pallone Andrea Mameli. Attenzione a Lorani qui con Soddu, che resiste alla carica, poi Loriga gli porta via il pallone in qualche modo. Contini può ragionare con calma, servito sulla corsa Mastio, leggermente lungo qui il pallone indirizzato verso Caggiu. Lorani che serve ancora Eugenio Brau. Brau che si allarga tanto sulla destra nel tentativo di dare ampiezza alla manovra dell'Orani. C'è ancora la segnalazione di fuorigioco e ancora le proteste del giocatore maglia numero 2, mentre c'è un giocatore del tutta vista a terra. Se non andiamo errati si tratta di Contini, e viene richiesto l'intervento dello staff medico del tutta vista. 16 minuti trascorsi nel corso del primo tempo, decisamente meglio la formazione di Galtelli rispetto all'Orani. Fin qui ricordiamo il vantaggio per effetto di un'autorete, ma una maggiore mole di gioco prodotta dalla squadra di mister Calvi e anche tanta qualità per i biancorossi, che come detto vogliono cercare di cogliere questa opportunità per accorciare sulla vetta. L'Orani dall'altra parte che vuole mantenere la propria imbattibilità non solo in trasferta ma in generale in tutta questa stagione. Approfittando della pausa facciamo anche un po' il quadro delle altre partite che compongono questa 19ª giornata del girone F del campionato di seconda categoria, con Contini che ora si rialza per il tutta vista. Nessun particolare problema per lui, dicevamo. Lulese contro Fanu Morosei, Atletico Bono contro Sedilo, Bottidda contro Burgos, Nulese contro Bolotanese, Oniferese contro Aido Maggiorese, Supramonte contro Calagonone. Questo è il quadro dunque del 19esimo turno del campionato di seconda categoria girone F. Deve lasciare momentaneamente il campo Contini, ma sembra in grado di riprendere il gioco. Le operazioni di ripresa nel gioco vanno per le lunghe. Si riprende ovviamente con un calcio di punizione per effetto della posizione di offside in precedenza da parte di Brau. E ancora il tutta vista a giocare il pallone, si torna in parità numerica. Qui scatta sul filo del fuorigioco Floris, c'è l'interruzione da parte dell'arbitro, anche qui l'offside del numero 11. Riparte Lorani, ora De Solis. Priamo Secchi ha una porzione di campo libera di fronte a sé, avanza allora, palla al piede, il tocco corto laterale, ancora Secchi, si alza la pressione del tutta vista che recupera il pallone e poi cerca di lanciarsi in contropiede. Un pallone un po' arretrato qui per Floris, pensa alla battuta in porta, buona anche la finta. Attenzione a Mameli, fermato, può insistere Floris. Ora Contini, guarda la porta anche lui, il tiro insidiosissimo di Contini che sfiora il gran gol. Applausi a scena aperta ancora per il tutta vista, vicino al 2-0 stavolta con
il mancino di Antonello Contini che si è spento fuori davvero di poco. E almeno la terza occasione importante per il tutta vista in questo primo tempo, molto ben giocato fin qui dalla squadra di mister Calvi. Ancora la battuta non perfetta qui da parte di Succu, bravo il tocco all'indietro, poi Noli verso Secchi, prova a girarsi, bravo ancora Pira, molto aggressivo Caggio a lottare sul pallone, spedito in avanti qui a beneficio di Fadda, non raggiunge in tempo utile la sfera il numero 10, capocannoniere ricordiamo del girone F con 18 reti, il capitano del tutta vista Franco Solinas, oltre che vice sindaco del paese, tornato a Galtelli, suo paese d'origine, dopo 10 anni tra promozione e anche eccellenza con il Taloro Gavoi. Ricorderete probabilmente la Coppa Italia, anche la Supercoppa regionale sollevata qualche anno fa, era 2017, con la maglia della Dorgalese, e ha scelto di sposare questo progetto di cui è tra i protagonisti principali, anche tecnico della formazione allievi, pienamente coinvolto nell'organico dirigenziale Franco Solinas, oltre che, come detto, pilastro difensivo della squadra di mister Calvi, a tutta vista che continua a giocare davvero con altra energia rispetto a Lorani. Intervento pulito sul pallone da parte di Mameli. Lorani che prova a scuotersi, ora Noli sul pallone, lo arpiona Fadda. L'ultimo tocco è stato di Andrea Mameli. Applausi anche per il sacrificio dei giocatori del tutta vista. È rimessa con le mani per Secchi, non ci arriva Pira, può insistere Secchi che poi spedisce questo pallone in avanti dove veramente non ci sono compagni. Olianas potrà andare con la battuta dal fondo, sostanzialmente inoperoso il portiere del tutta vista in questi primi 21 minuti e 10 secondi di partita. C'è stato un brivido però importante per estremo difensore della squadra di Galtelli, al settimo sul piatto sinistro di Soddu, alto davvero di un non nulla. Succu riceve ora Secchi, il suo controllo e poi il passaggio in orizzontale verso De Solis, cercava qui Brau, capisce tutto Pira, Contini allarga per la discesa di Daniel Mastio, testa alta per Mastio, ancora la catena di destra del tutta vista in azione. Mameli prova a puntare il fondo, va a contrasto con Carboni, tutto regolare secondo l'arbitro che poi segnala la spinta del giocatore del tutta vista. Siamo esattamente alla metà del primo tempo. Le ricordiamo anche l'esito della partita d'andata che si è disputata lo scorso 10 novembre con vittoria dell'Orani per 3-2, gol di Soddu e doppietta di Fadda per l'Orani, inutile invece la doppietta di Simone Mameli per il tutta vista. Ripetiamo, era lo scorso 10 novembre, vedremo come andrà questo pomeriggio. Il pallone recuperato dall'Orani, Fadda, un pallone un po' troppo lungo per lui, arriva da dietro di gran carriera Luca Mameli. Solinas fa girare il pallone per Mastio, si avvicina a Contini, cerca invece di dare profondità alla manovra, qui l'intervento a vuoto, un po' rischioso da parte del difensore dell'Orani, un eccesso di confidenza per Matteo Ladu, nessun problema comunque per gli ospiti che non creano però pericoli davvero a tutto campo. Qui Luca Mameli recupera l'ennesimo pallone di questo primo tempo, ora Caggiu arriva a sottrargli il pallone, Priamo Secchi, Contini a contrasto, vince lui, Contini si libera anche dalla guardia di un difensore, viene poi steso da dietro, calcio di punizione per il tutta vista con la segnalazione, era arrivata con qualche istante di ritardo. Solinas a cercare Floris, bravo a offrirsi come
punto di riferimento là davanti. Ancora tanta vivacità per Luca Mameli. Si rinizia da Pira. Solinas gira molto bene il pallone. Solinas qui sta attendendo un po' troppo prima di liberarsi della sfera, ma il tutta vista, ancora il possesso del pallone. C'è la trattenuta ai danni di Loriga. Stavolta i giocatori biancorossi si arrabbiano un po' perché vorrebbero la prima sanzione disciplinare nella partita. Ancora non ci sono stati ammoniti. 24 e 20 sul cronometro. È ripreso il gioco. Mastio vede il taglio di Mameli. Attenzione a Mameli che prova a mettere verso il centro. C'era Floris in agguato. Da posizione scomoda non riesce a crossare in maniera efficace il numero 10, Luca Mameli, tra migliori in campo probabilmente fino a questo momento per la tanta propositività mostrata, ed è abbastanza insoddisfatto. In panchina passeggia nervosamente Salvatore Mastio, allenatore dell'Orani, capolista. Loriga attaccato, Loriga si gira bene. Solinas lateralmente per Mastio. C'è il taglio qui da parte di Simone Mameli, inseguito da Ladu. Finisce giù il giocatore del tutta vista. Fa ampi cenni la signora Pois di rialzarsi, mentre il pubblico del comunale chiede invano la concessione del calcio di rigore. Ladu, poi Secchi. Ancora Priamo Secchi, palla al piede centralmente verso Morittu. Non trova Fadda. Un reso abbastanza inoffensivo fin qui dall'attenta retroguardia del tutta vista. Mastio alza il pallone per Simone Mameli. Interviene Morittu. Ancora Orani. Morittu, il colpo di testa. Fadda all'indietro. Capisce tutto in anticipo. Ancora Luca Mameli. Allontana poi Ladu. Altra segnalazione di fuorigioco qui, danni il giocatore dell'Orani. Si tratta del numero 2, Eugenio Brau, che a dispetto appunto del numero di maglia agisce in posizione molto avanzata nello scacchiere di mister Mastio. E attenzione, ancora al tutta vista, il pallone molto interessante per Andrea Mameli, poi Luca Mameli al limite dell'area, la sua percussione, il tentativo di cross con il sinistro è da dimenticare, ma ancora applausi per il tutta vista che tiene in mano il pallino del gioco e produce occasioni. Tiene costantemente in apprensione Succu. Il rinvio da parte del portiere dell'Orani, allontana Solinas. Il colpo di testa di Floris e poi lungo Ladu a cercare Brau. Il duello tra numeri 2 con Mastio. L'ultimo a toccare è stato il laterale di destra nel tutta vista. Andrà con le mani dunque Marco Carboni, sempre a cercare Brau, è in vantaggio Mastio, trova Solinas e poi Loriga stoppa con il petto, resiste alla carica, c'è l'evidente spinta da dietro, punizione tutta vista. 27-40, 1-0 per la formazione di Galtelli, già battuto il calcio di punizione. Pira prova ad alzare un po' il pressing, ora Lorani tiene in campo qui Andrea Mameli. Ancora Mameli che insiste, arriva prima sul pallone e riesce poi a proporre all'indietro per Solinas. Ancora applausi meritati per la squadra di Galtelli, mentre c'è qui la spinta ai danni di Daniele Noli. Le proteste. Salvatore Mastio che viene invitato a rispettare i limiti dell'area tecnica. Punizione per Lorani che fatica a costruire gioco e cerca di sfruttare quantomeno le occasioni su palla inattiva, occasioni potenziali
quantomeno c'è Michele Fadda sul punto di battuta di questa punizione. Il suo pallone abbastanza tagliato arriva a bloccare il pallone Olianas. Primo intervento, neppure particolarmente difficile qui della sua partita. Pallone leggermente deviato, forse dal vento, un po' insidioso magari. È andato subito con la presa, sicura l'estremo difensore del Tuttavista. Solinas fa valere i centimetri, poi c'è la spinta ai danni qui di Loriga. E ancora, vedete, i biancorossi a chiedere il cartellino giallo. Ha battuto Solinas verso Loriga, Mastio. Ha intercettato Morittu e poi Soddu. Si gira molto bene Soddu. Loriga trova solo parzialmente poi il pallone con l'intervento in scivolata. Avanza Brau, palla al piede, c'è la sovrapposizione proprio di Soddu. Il cross con il mancino, Noli arpione il pallone ma poi non riesce a girare verso la porta, allontana Solinas. Floris a caccia del pallone. Prima c'era stato il fallo e punizione già battuta. Secchi. Quindi il numero 10 Fadda, ancora Priamo Secchi, la finta, poi a contrasto Conti, ne resiste il numero 11 Morittu, tocca corto, l'1-2, Morittu alza la testa, le finte, cercava di verticalizzare il Tuttavista che può ripartire ora in contropiede. È buona la transizione difensiva dell'Orani, attenzione però a questo pallone, ancora puntuale sulla destra, Simone Mameli qui agganciato sul piede d'appoggio. Non può esimersi la signora Fois dal segnalare il calcio di punizione. Lato corto di destra dell'area. Si rialza Simone Mameli. Non è arrivato neanche qui il cartellino giallo chiesto dai padroni di casa. Ad ogni modo ci sarà un calcio di punizione molto interessante, ripetiamo, lato corto di destra dell'area. Sul pallone il giocatore maglia numero 10 Luca Mameli. All'interno dell'area Mastio, poi anche Floris, tanti altri saltatori. Il cross morbido, Succu ci mette una mano ed è via in corner. A insistere ancora il Tuttavista, senz'altro più incisivo quando si presenta deve guardare il pallone a ridosso dei 16 metri avversari, a incaricarsi della battuta del calcio d'angolo. Allora, chi c'ha la palla? Luca Mameli. Allo stesso tempo chi gli attaccanti, se compagni con la palla, dove sono? Il fuorigioco viene. Cross un po' basso in questo caso per Mameli, il pallone allontanato. Lo controlla poi Loriga. Arriva Brau sul pallone, cerca di ottenere con mestiere. Calcio di punizione, riesce nel suo intento, chiede la battuta rapida ai compagni. Arriva solo ora Morittu, vuole prendersi qualche secondo in più. 32esimo sul cronometro, Morittu col mancino. Pira come sempre puntuale nel chiudere gli spazi, a prendersi il pallone per la battuta Nuoli, poi lascia l'incombenza a Secchi. Viene invitato a indietreggiare il numero 11 dell'Orani. Noli va a contrasto, Caggiu poi con la collaborazione di Mameli riesce a liberare quella zona del campo, allontana Loriga, a cercare dall'altra parte Simone Mameli. Avanza palla al piede, Mameli per Floris. Arriva Contini, spinto probabilmente Floris, non c'è la concessione del vantaggio. L'intervento dell'arbitro per il primo cartellino giallo di questa partita. Per le spese è Matteo Ladu, centrale difensivo in maglia numero 6 dell'Orani.
34esimo, Solinas pronto a battere. Una punizione, primo tempo da incorniciare. Fin qui per il tutta vista. Però non può rilassarsi. Pira. Qui difettoso il controllo da parte di Luca Mameli. Poi Floris anticipato. C'era anche una spinta probabilmente, se non abbiamo visto male. Allora punizione Orani. Guadagna qualche metro Morito. De Solis lascia che sia il suo portiere Andrea Succu a battere. Il colpo di testa allontana Pira, attenzione ancora Lorani, arriva da dietro Mameli, poi Noli a insistere, allontana Solinas, arpiona il pallone, quindi Camboni prende leggermente in controtempo Marco Carboni, che comunque arriva sulla sfera. Solo Loriga nella zona delle operazioni, qui raccoglie Secchi, Morito prima di lui, Mameli che finisce a terra. Si trattava nella circostanza di Luca Mameli. De Solis a cercare Brau, protegge il pallone Brau nel duello con Pira. Ancora Brau che vorrebbe effettuare il cross, cerca la collaborazione di un compagno. Qui Loriga sembrava aver ottenuto francamente dalla nostra postazione il fallo laterale, non è così. Qui arriva da dietro Luca Mameli, anticipo secco di De Solis, quindi Secchi dentro a cercare Noli, buono lo spunto, arriva Solinas, un calcione alla palla senza badare troppo allo stile. Orani che ha preso campo però negli ultimi minuti, ora Soddu, Morito e poi il pallone allargato bene per Fadda, ancora al limite dell'area, Noli resiste alla carica, Noli all'indietro, Morito la finta, ancora Morito chiede l'1-2 a Noli, tutta vista che riesce a intervenire, ora parte in contropiede, attenzione al giocatore in maglia numero 8 Simone Mameli, rapidissimo Mameli, l'intervento in ritardo e arriverà anche il secondo giallo della partita, stavolta ai danni di Marco Carboni. Irresistibile la discesa di Simone Mameli, davvero troppo rapido per tutti. Intervento in netto ritardo e giusta l'ammonizione che giunge al minuto 36 del primo tempo, col tutta vista avanti sempre per una rete a zero qui al comunale Loriga, davanti a una cornice di pubblico di ben altra categoria, in un impianto tra i migliori in Sardegna senza ombra di dubbio. Sarà Loriga a battere la punizione per il tutta vista, 37 sul cronometro. Tre uomini in barriera per Succu. Potrebbe anche pensare magari alla conclusione potente Loriga, vediamo un po'. È arrivato il fischio, c'è invece il pallone tagliato a cercare Floris che si inseriva. Ci arriva leggermente in ritardo il numero 11 e allora si riprenderà con probabilmente la punizione, vediamo un po', forse era stato segnalato un fuorigioco, anzi no, c'è una semplice rimessa dal fondo per il portiere dell'Orani. Orani che dicevamo ha preso un po' di campo ma non ha creato particolari occasioni negli ultimi minuti. Contini, poi Mameli, quindi Simone Mameli vede il taglio dall'altra parte di Luca Mameli. Tante buone idee di gioco nelle fila della formazione di Galtelli, talvolta manca un pizzico di precisione. Ha proposto comunque delle buone trame senz'altro la formazione di mister Calvia. Primo tempo che ormai è giunto nelle sue battute conclusive, che è stato tutto sommato divertente, soprattutto per merito la squadra di Galtelli ha creato tanto, che ha avuto forse l'unico difetto di non raddoppiare, non provare a mettere
al sicuro il risultato. Attenzione qui ancora ai biancorossi con Simone Mameli, la sua sterzata. Mameli, attenzione, può calciare da lì. Floris sotto porta, arriva il raddoppio del tutta vista. C'è il fuorigioco però di Floris, allora tutto vano. Era in posizione effettivamente troppo avanzata il numero 11. Si disperano i dirigenti del tutta vista. Qui c'è lo scontro tra Noli e Pira. Manca la sportività in campo. Partita che è stata correttissima fin qui. Non riesce qui lo scambio tra Secchi e Fadda. Sta arrivando un altro cartellino giallo, stavolta ai danni. Cartellino giallo, dicevamo, ai danni del tecnico del tutta vista. Maurizio Calvia, evidentemente è arrivata qualche protesta di troppo alle orecchie della signora Francesca Fois della sezione di Nuoro. Pira sul pallone, Caggiu prolunga la traiettoria, Floris non trova il pallone. Intervento un po' scomposto da parte di Floris ai danni di Matteo Ladu. C'è da battere il calcio di punizione, provvede ora Morittu direttamente però tra i piedi di Pira. Loriga perde il pallone, attenzione a Bravo allora per Fadda, si prepara il cross, Fadda il dribbling, arriva Loriga a chiudere quello spazio. Calcio d'angolo per Lorani che prova a chiudere in avanti questo primo tempo. 41esimo, 41. Noli, De Solis, Ladu, tutti a saltare all'interno dell'area, rimangono a protezione della zona difensiva soltanto Camboni, poi un compagno qui, l'uscita ottima di Olianas. Vediamo se parte il contropiede del tutta vista, molto sbilanciato Lorani. Qui continua il gioco ma c'è stato un duro scontro con almeno due giocatori a terra, l'intervento che è sembrato sul pallone qui da parte di Carboni, e ora giustamente l'arbitro, forse anche un po' in ritardo, va a interrompere il gioco perché c'è stato uno scontro aereo molto duro in precedenza sull'uscita di Olianas. Tre giocatori a terra e un giocatore dell'Orani soprattutto che sembra essere molto in difficoltà, mentre si beccano un po' le due panchine. Partita che era stata molto corretta fin qui, ora un pizzico di nervosismo, speriamo ovviamente non si tratti di nulla di grave per il giocatore dell'Orani che, se non vediamo male, è ancora a terra. Duro scontro sull'uscita di Olianas. Il giocatore a terra era forse Fadda, se non vediamo male. So che Conte che comunque sia tutto a posto per il giocatore dell'Orani, nessun problema particolare, anzi si trattava di Emanuele Soddu, giocatore che ha avuto la più clamorosa occasione questa prima frazione per l'Orani. Si riparte nel pallone che verrà scodellato dopo l'interruzione. Stai a 4 metri da casa perché devi stare per te. Morittu gioca il pallone per Brau, arriva da dietro tanto per cambiare Mameli, poi Soddu che finisce col disturbare il compagno, c'è anche Loriga, Morittu insiste e poi finisce a terra, c'è la punizione, anche qui con un pizzico di ritardo arriva la segnalazione. Orani che dunque può usufruire
questa nuova punizione. 43-50 sul cronometro del primo tempo, 1-0 tutta vista qui al Comunale Loriga. Sistema con cura la barriera Olianas. Due giocatori in barriera per la formazione biancorossa. Arriva ora il fischio, la battuta di Fadda da dimenticare. Un po' lo specchio, se vogliamo, del primo tempo della capolista, questo calcio di punizione sbilenco di Michele Fadda. Olianas propone per Andrea Mameli, direttamente fuori, prova a velocizzare le operazioni di ripresa del gioco Salvatore Mastio. Bravo a duello con Pira, usa un po' troppo le braccia il numero 2 dell'Orani. C'è la spinta, c'è la punizione, è iniziato al nostro cronometro il recupero. Intanto c'è sfuggita la segnalazione parte della signora Fois. Intanto Morittu, il duello aereo con Loriga, il pallone gettato in avanti sperando nello scatto di Fadda, che mette un po' in apprensione Solinas. Solinas è bravo a mantenere la calma, è altrettanto bravo anche Pira. Poi il pallone calciato lungo, lo tocca Secchi, intervento poi di testa, non li finisce per terra, e poi Luca Mameli che apre lo spazio per Simone Mameli. Non trova il compagno, poi c'è anche forse il fallo, e così ai danni di Soddu, punizione Orani. Se ne sono andati 45 secondi di recupero, probabilmente ci sarà spazio ancora per un tentativo da parte degli ospiti. Qui Pira però in netto anticipo, Simone Mameli, Caggiu riesce a toccare all'indietro per Luca Mameli e poi in avanti verso Floris, leggermente in ritardo l'intervento di Ladu. Si arrabbia tantissimo il pubblico che sostiene l'intervento di Ladu sia stato con il braccio e spalla, secondo il direttore di gara e anche i giocatori del Tuttavista che protestano in maniera vibrante. Luca Mameli con le mani lungo il pallone che resta all'interno dell'area, poi c'è l'intervento da dietro falloso da parte di Simone Mameli. Già battuta la punizione, Noli vuole velocizzare ovviamente il gioco, Lorani. Noli, ampie falcate, palla al piede, resiste alla carica, ancora Noli che avanza, cerca addirittura il tiro, si oppone Contini, tiene in campo, poi Fadda, arriva la conclusione del primo tempo, il Tuttavista è avanti sull'Orani per una rete a zero. Partita molto vivace qui al Comunale Salvatore Loriga, che siamo certi regalerà sorprese anche nella seconda frazione. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il posa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli a dire di no, però poi arriva lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui al comunale Salvatore Loriga di Galtellì. Il parziale vede avanti i padroni di casa del Tuttavista per una rete a zero, tante anche le occasioni prodotte dai biancorossi nel corso dei primi 45 minuti, senz'altro meglio interpretati rispetto a un Orani che è sembrato abbastanza spento. Vedremo se mister Mastio sarà riuscito a scuotere un po' i suoi nel corso dell'intervallo. Si attende ormai soltanto il fischio da parte della signora Fois che arriva in questo momento. Inizia dunque la seconda frazione di questo big match del girone F del campionato di seconda categoria. Ancora una discesa rapidissima da parte di Simone Mameli e in anticipo però in questo caso Marco Carboni. Carboni che rischia anche un po' di complicarsi la vita, poi riesce ad allontanare con la collaborazione di un compagno. Non è finita, ancora tutta vista in avanti, qui il pallone tolto dalla disponibilità di Luca Mameli, poi sempre molto attento Marcello Pira a sbarrare la strada a Brau. Attaccherà ovviamente da destra verso sinistra in questo secondo tempo Lorani. Il pallone ancora per Brau, quindi Morittu lo controlla e poi lo cede verso Roberto Camboni. Tentativo di cross deviato, Pira allontana Morittu e poi ancora a tutta vista con Floris, forse spinto, si continua a giocare. Simone Mameli mette il pallone fuori per permettere i soccorsi al compagno di squadra rimasto a terra, Giorgio Floris. 10 reti in questa stagione per lui, 10 sono anche i gol realizzati da Simone Mameli. Miglior marcatore stagionale di biancorossi invece Luca Mameli, che di gol ne ha realizzati 12. Dall'altra parte, ripetiamo, c'è il capocannoniere Faddak, però si è visto ben poco, tanti rimpianti per Lorani. L'occasione avuta al settimo minuto, anche l'unica, il primo tempo per la capolista. Rimpianti anche per il Tuttavista per non aver capitalizzato maggiormente. Meno altre tre palle gol pulite
per Solinas e compagni. A sottolineare il lavoro della società Tutta Vista anche nel settore giovanile, ci dicevano i dirigenti prima del fischio d'inizio della partita, circa un centinaio di ragazzi fanno parte appunto del settore giovanile in un centro di poco più di 2000 abitanti, davvero un successo clamoroso. Testimoni insomma quanto bene stia facendo il nuovo corso societario. Attenzione a Fadda, ci mette una mano Olianas, il gioco era fermo però non si era sentito il fischio da parte della signora Fois. Vediamo un po' con Olianas che chiede peraltro il cambio del pallone, leggermente sgonfio, pallone che arriverà tra qualche istante dalla panchina del Tutta Vista. Vi abbiamo detto delle altre partite di questa 19esima giornata di campionato, riepiloghiamo anche la classifica. Abbiamo detto Rani in testa con 46 punti, segue l'Atletico Bono con 45-41 per il Tutta Vista, che ovviamente vuole accorciare il più possibile sui due battistrada. Quindi Fanum 32, molto staccato insomma per la promozione, abbiamo detto è una lotta a tre. Fanum con 32, Calagonone con 30, Supramonte 28, Bottidda 25, Nulese 24, Burgos e Lulese 18, quindi Bolotanese 17, Sedilo 12, Aido Maggiorese 11, chiude l'Oniferese con 4 punti. Qui il pallone allargato per Simone Mameli, ottimo il dribbling, il cross basso, non ci arriva Floris ma può insistere, Contini, il pallone sul mancino, la botta non un granché qui per Contini che si dispera, mani sul volto per lui, ma Tutta Vista che sa essere efficace. E anche Simone Mameli sta giocando una gran bella partita, davvero una spina nel fianco costante per la retroguardia dell'Orani. Succu con la battuta, intervento di Pira, ribatte di testa Noli, Loriga sul pallone, lo mette giù molto bene anche con eleganza, poi è altrettanto elegante il dribbling di Solinas, cerca lo scatto di Caggiu, Salvatore Caggiu, giocatore in maglia numero 9 del Tutta Vista, raccolto Succu, il suo pallone molto lungo, arrivato in anticipo Pira, qui è tutto regolare, attenzione a Soddu, il tiro col mancino, troppo largo. Ben tre giocatori del Orani stanno effettuando le operazioni di riscaldamento, ancora nessuno invece per quanto riguarda il Tutta Vista, non ci sono stati cambi fin qui, secondo tempo è iniziato con gli stessi 22 che avevano concluso la prima frazione, il rinvio di Olianas che ha il sole di fronte in questo secondo tempo e dunque ha deciso di indossare il cappellino. Ora Morittu riesce a girare verso Camboni, arriva a contrasto Simone Mameli che copre davvero tutta la fascia, zona difensiva e poi un motorino costante anche sul fronte d'attacco. Qui Loriga a sottrarre il pallone a Camboni, Fadda, ancora Loriga, prova a uscirne, palla al piede, perde il controllo Morittu, lo scambio sullo stretto che non riesce, c'è allora Contini in avanti, non trova Floris, lascia scorrere Matteo Ladu. Succu. Mette giù Simone Mameli, spinto, e arriva il calcio di punizione. Sesto minuto nel secondo tempo. Stema il pallone Daniel Mastio, vede dall'altra parte libero Andrea Mameli, Pira, Solinas, Contini, tutto di prima, molto bene, poi arriva De Solis, ancora De Solis, il capitano dell'Orani che prova a suonare la carica, Fadda a cambiare gioco dall'altra parte, aveva visto Brau, copre bene, qui la diagonale Pira, difficile trovare un singolo non abbia giocato una gran bella partita fin qui per il Tutta Vista.
ancora Fadda, braccato proprio da Pira, che ribatte il suo tentativo di cross. Già effettuata la rimessa per Secchi, prova la serpentina Secchi, poi Noli, suo pallone un po' strano a cercare Morittu. Caggiù, ottimo lavoro anche per lui, Luca Mameli, pallone corto stavolta per Floris, che non demorde, ma la rimessa dovrebbe essere per Lorani. C'era stato anche il fallo in quest'ultimo caso, Morittu, la battuta corta in anticipo, Loriga mette giù, Caggiù apre molto bene qui per Simone Mameli, arriva la sovrapposizione, gran carriera da parte di Mastio, il pallone un po' affrettato per il numero 2, non ripagato dunque il suo sforzo. Attenzione a Soddu, dall'altra parte c'è solissimo Noli, Lorani qui in sovrannumero, Brau il suo ingresso in area, attenzione a Brau, la sterzata, il pallone sul destro, Brau attende troppo prima di calciare, allora arriva il perentorio intervento di Antonello Contini, calcio d'angolo per Lorani, mani tra i capelli per i giocatori dell'Orani per questa occasione sciupata da Eugenio Brau, che ha atteso veramente troppo prima di calciare con il destro verso la porta. C'è da riflettere invece per quanto riguarda il tutta vista, per aver concesso insomma questo contropiede in vantaggio di una rete a zero. Il colpo di testa, il pallone fuori di poco, ci ha provato Marco Carboni. Vai, passo, il pallone però, non è possibile. Allora prova a essere più incisiva la squadra di Mastio. Prima Brau, pericoloso, salvataggio quasi miracoloso di Contini e poi il colpo di testa di Carboni che è terminato fuori di poco. Tutta vista che propone ancora gioco qui, ottimo lo stop di Mameli, c'è stata la trattenuta evidente, secondo giallo ed espulsione per Matteo Ladu che lascia Lorani in 10 al nono minuto della ripresa. Corretta qui la decisione arbitrale, inevitabile il secondo giallo, troppo evidente la trattenuta, nemmeno un accenno di proteste per Ladu che dunque lascia il campo. Fa ancora più dura per Lorani. Punizione tutta vista con Luca Mameli e anche Loriga sul pallone. Vedremo chi sarà a calciare. Succu sistema la barriera, due elementi per lui. Nella zona delle operazioni c'è anche Simone Mameli. È arrivato il fischio dell'arbitro, va Luca Mameli, il pallone a cercare probabilmente l'inserimento di Solinas da dietro, nessuno riesce a intervenire, il pallone si spegne fuori, si riprenderà con la rimessa, reclamato ancora il pallone per la battuta di Succu, vedremo come Lorani riuscirà a reagire. Ricordiamo capolista che è in battuta, non ha mai perso, tutta vista invece non ha mai perso sul suo campo in questo girone F del campionato di seconda categoria. 8 vittorie su 9 partite per i biancorossi. C'è l'intervento da dietro in ritardo, dolorante a terra, Brau, punizione Orani. Battuta rapida di Morittu, attenzione perché c'è spazio là sulla destra, non ne approfitta Lorani, il pallone che si perde oltre la linea di fondo campo. Altro appuntamento questo per quanto riguarda il calcio regionale sugli schermi di Directa Sport. Altra sfida nel campionato di seconda categoria, girone A, che potrete vedere domani sempre in prima visione, come sempre alle ore 20:45, la sfida tra la capolista Pirri e l'azzurra Monserrato. Mentre ovviamente a questo punto mister Mastio ha
in serbo il primo cambio della partita, perché deve cercare di dare un po' più di equilibrio alla sua formazione, anche se non c'è tantissimo da perdere. L'intervento di Kadju prova ad arpionare in qualche modo il pallone, contro due può poco, allora c'è spazio per Noli, forse spinto qui da parte di Kadju, e infatti c'è la segnalazione della punizione. 12:30 sul cronometro del secondo tempo, ancora uno scontro, il fallo ai danni di Pira. Si rialza Pira, nessun problema particolare per lui, la punizione è in favore dell'Orani, ovviamente non del tutta vista come erroneamente detto in precedenza. Vertice destro dell'area di rigore, posizione potenzialmente molto interessante anche per una battuta diretta in porta. Sarà Morittu con il mancino a battere. Stiamo alla barriera Olianas, due uomini, è arrivato il fischio, va Morittu, troppo alto, ha sprecato tanto anche sulle palle inattive Lorani in questa partita. Anche nel primo tempo qualche punizione potenzialmente interessante, insomma non sfruttata. E allora Daniel Mastio, qui sbaglia la misura del passaggio, poi continui, con mestiere fa carambolare il pallone sui piedi dell'avversario, si trattava nella circostanza di Roberto Camboni. Mastio, colpo di testa di Kadju, ancora prezioso, a cercare Floris, Succu deve allontanare il prima possibile. Pira è solo qui, allora con tutta calma può mettere giù il pallone e offrirlo in direzione di Loriga a tagliare il campo per la discesa di Simone Mameli, ancora rapidissimo Mameli, poi perde il controllo, cercava anche qui la sterzata improvvisa per lasciare sul posto il marcatore. Applausi comunque per la generosità del numero 8 biancorosso, Succu. Ora Carboni, Noli, fa girare per Fadda, cerca di verticalizzare all'indirizzo di Brau, allontanato il tutta vista, Morittu di testa, Morittu che è andato ad agire ora praticamente sulla linea difensiva. Soddu fa girare molto bene per il compagno, il pallone di ritorno, ancora Soddu inseguito, la sterzata di Soddu, arriva da dietro Contini e Olianas interviene coi piedi per evitare i rischi, probabilmente non sarebbe comunque stato considerato come retropassaggio l'intervento del compagno. Vuoto qui Soddu, il pallone messo bene in mezzo, allontana il tutta vista, che ripetiamo ha fatto molto meglio dell'Orani in questa partita, ma non l'ha chiusa, e allora c'è spazio per gli ospiti anche in inferiorità numerica, mentre a correzione di quanto detto in precedenza giocatore espulso per l'Orani non è l'Adu che è in campo con la maglia numero 6, se non abbiamo visto male dovrebbe trattarsi di Priamo Secchi, dovrebbe essere stato Secchi il giocatore espulso in maglia numero 11 per l'Orani, cercheremo di verificare il prima possibile. Ad ogni modo seguiamo questa battuta del calcio di punizione, siamo a ridosso dei 20 metri, è pronto il capocannoniere del girone Michele Fadda tra i fischi del pubblico del comunale Loriga di Galtellì. Tre uomini in barriera, la rincorsa di Fadda con il destro, il pallone deviato che termina in corner, corner da sinistra.
In favore dell'Orani, la battuta di Noli, molto lunga, allontana qui Mameli, già recuperato l'Orani e cerca lo sforzo offensivo per non lasciare qui a Galtelli l'imbattibilità in campionato. È buona la posizione di Fadda che insegue il pallone e lo raggiunge, alza la testa, Fadda si prepara al cross schiacciato sul portiere, l'intervento di Olianas e poi Noli a usare il fisico per tagliare fuori Simone Mameli, intervento però irregolare e punizione tutta vista. Allora, nonostante la superiorità numerica talvolta soffre un pochino, è pronto il primo cambio per i padroni di casa, entrerà con il numero 14 Roberto Ghisu, vedremo chi sarà a uscire. Cambio autorizzato e uscirà Simone Mameli, se non vediamo male, anzi non è Mameli a uscire. Esce Salvatore Caggiu, il numero 9, partita di sacrificio per lui, cercato di rendersi utile il più possibile per i compagni di reparto. ...18:50 sul cronometro del secondo tempo, rimessa in gioco per Daniel Mastio verso Luca Mameli, fermato regolarmente, poi torna sul pallone Mastio, attaccato da dietro, c'era il fallo da parte di Brau. Punizione affidata al piede di Loriga, ci sono ancora cambi per quanto riguarda l'Orani, un giocatore a terra invece per il tutta vista, si tratta di Luca Mameli che si rialza però senza particolari problemi. Pronto per la battuta dunque Cristian Loriga, Floris, poi Mastio. Al piccolo trotto Mastio alza la testa, poi cerca il movimento del compagno Contini, sbaglia qui, arriva Fadda e poi Soddu, buono lo spunto di Soddu, atterrato e arriverà il giallo. Inevitabile anche qui ai danni di Pira. Ammonito Marcellino Pira per il tutta vista. Guarda dalla parte! Guarda dalla parte! Battuta rapida per Brau, ovviamente sarà tutto da ripetere con l'arbitro che doveva fischiare per sancire la ripresa del gioco. Allora non battuto subito, ma aspetta il fischio. È finita! È finita, finita quando fischia l'arbitro. Quasi tutti a saltare per l'Orani a questo punto, non c'è praticamente nulla da perdere anche se manca ancora tanto. Fadda, cercare la testa di Camboni, allontanato il tutta vista. Floris che diventa doppiamente preziosa a questo punto per cercare di tenere il più possibile alta la squadra, qui c'è l'errore che favorisce Luca Mameli, il nuovo entrato quindi Ghisu attende rinforzi e poi serve Andrea Mameli, arriva a Contini, può pensare alla battuta in porta Contini, si immola Ladu, non è finita, attenzione a Andrea Mameli che termina a terra, il pubblico del comunale grida al penalty, continua a giocare Camboni, attaccato alle spalle a vuoto Contini, poi si accende un flipper De Solis per Brau, buono il movimento di Brau che poi si allunga un po' troppo il pallone, arriva nel fallo poi il numero 2 su Contini. Sta arrivando anche la prima sostituzione per l'Orani, se non vediamo male ci sono delle operazioni in corso sulla panchina ospite, il pallone in gioco intanto 22esimo e dunque metà del secondo tempo, sempre 1-0
per i padroni di casa. Partita sbloccata al sesto, qui il pallone perso da Mastio, recuperato da Daniele Noli. Squadre che si sono inevitabilmente un po' allungate, attenzione a questo pallone a tagliare il campo per Fadda, preziosa la diagonale difensiva eseguita da Marcellino Pira, non è finita. Noli arriva da dietro Mameli, forse anche con il fallo, si continua a giocare. Brau dentro l'imbucata per Fadda, attenzione a Fadda, il pallonetto, arriva il gol, ha pareggiato Lorani al 22esimo del secondo tempo, il delizioso pallonetto di Michele Fadda che trova così il suo 19esimo gol stagionale. Tutta in campo la panchina della formazione ospite, 1-1 al 22esimo, e lo avevamo detto, tutta vista che ha senz'altro giocato meglio, ma che ha avuto l'unica colpa di non chiudere una partita quando ne ha avuta l'opportunità, e non sono certo mancate le occasioni. E ora è arrivata la beffa con il gol di Fadda, ripetiamo, 19esimo in stagione. Tutta vista che, ricordiamo ancora una volta, è in superiorità numerica, 11 contro 10, che si morde doppiamente le mani. È arrivato il cambio intanto per Lorani, con l'ingresso in campo di Guido Daga con la maglia numero 15. E ora il tutta vista, appunto, nell'orgoglio, cerca immediatamente di ribattere il traversone basso. Floris, bene per Mameli, arriva in anticipo Succu. Si rialza poi Floris, che era finito a terra senza problemi. Contini, intervento giudicato regolare, poi Loriga. Ancora Loriga, allarga verso Andrea Mameli. In orizzontale da Contini per la discesa di Daniel Mastio. Prova il cross, ribattuto, insiste Mastio che spinge. Però in questo caso, secondo l'arbitro Camboni, c'è la punizione per Lorani. E si accendono le proteste dei padroni di casa. Vedete tutta la panchina, le rimostranze, insomma, per questa punizione. E proteste anche dall'altra parte per questo fallo laterale. Simone Mameli cerca lo spunto, il pallone è messo fuori da Ladu, almeno così è sembrato. Invece l'ultimo tocco del numero 8 biancorosso, l'arbitro interrompe il gioco perché vuole andare a dire qualcosa ai componenti della panchina del tutta vista. Ricordiamo, nel corso del primo tempo anche l'ammonizione ai danni di mister Maurizio Caldia. Arbitro, sono tutti in piedi, panchina! Sono tutti in piedi! Ammonita verbalmente entrambe le panchine, il gioco può riprendere. Simone Mameli qui evita di mettere il piede a martello, c'è comunque fallo laterale per Lorani, allontana Solinas, il pallone che spiove viene fermato fallosamente. Qui Floris, anche qui c'è la battuta rapida, ma sarà tutto da ripetere. 26 e 15 sul cronometro del secondo tempo, 1-1 al comunale Loriga di Galtellì. Mastio, il cross dalla tre quarti, ma Mameli non riesce a girarsi verso la porta. Vediamo l'assegnazione della rimessa, è per il tutta vista. Polemiche continue sul ritardo nella ripresa del gioco. Intanto il colpo di testa fuori di un soffio, ci ha provato il tutta vista che si è fatto rivedere con
nuovo è entrato Ghisu in questa circostanza, lasciato anche un po' troppo solo dai difensori dell'Orani. Autorizzato intanto il secondo cambio per gli ospiti, dentro Giovanni Ortu. Non felicissimo del cambio, giocatore dell'Orani. In maglia numero 2 si tratta di Eugenio Brau. Di testa Pira, segue il pallone Nuoli, a duello con Mameli che arriva prima, poi Pira, Loriga. Larga verso Daniel Mastio, ancora Loriga. Solinas, il capitano verso Pira. Alza la testa e trova tra le linee Luca Mameli che deve inseguire questo pallone. Ora si chiude a protezione del pari, ovviamente l'Orani, tema questo abbastanza prevedibile. Contini, Pira, Andrea Mameli, Luca Mameli chiede il pallone da quest'altra parte, Daniel Mastio, eccolo chiamato in causa, buono l'intervento in un primo momento con il petto, poi Simone Mameli sull'uscita di Succu, lo disturba leggermente, sicura la presa del portiere dell'Orani, 28esimo. Solinas di testa, ancora verso Daniel Mastio, sposta il pallone, lo perde pericolosamente Mastio, c'è ancora Solinas, Contini, da Contini a Andrea Mameli, si fa vedere per ricevere il pallone Luca Mameli, eccolo chiamato in causa, c'è al suo fianco Loriga, si sgancia invece sulla destra Daniel Mastio, riceve Mastio, prova ad andarsene in velocità, leggermente trattenuto, e arriva anche qui la segnalazione dell'arbitro per il calcio di punizione in favore del Tuttavista. Quando stiamo per entrare nella mezz'ora del secondo tempo, battuta di Cristian Loriga, poi Mastio, Luca Mameli con difficoltà stavolta, allora si deve andare dalle parti di Contini, Pira, lo scambio con Contini, Luca Mameli prova a farsi vedere là davanti, Ghisu chiama il pallone ma non viene servito dai compagni, il tentativo poi a cercare per l'ennesima volta Daniel Mastio, spera che si perde oltre la linea laterale, rimessa per il Tuttavista. Andrea Mameli, Marcellino Pira e poi Franco Solinas, ex giocatore della Dorgalese, chiede il movimento di qualcuno i suoi compagni, è buona la spizzata di testa, attenzione al pallone messo in mezzo, Simone Mameli, la sfera è sul mancino, arriva il gol del Tuttavista che torna in vantaggio con Simone Mameli, pescato bene all'interno dell'area, e il gol del 2-1 dei biancorossi, impazzisce il pubblico in tribuna. Esultanza a perdifiato per Simone Mameli che ha trovato il suo 11° gol stagionale, tutti in piedi sugli spalti del comunale Loriga, e atmosfera davvero da categorie superiori qui a Galtellì. Tutto da rifare invece per l'Orani. Orani che cercava ovviamente di proteggere l'1-1 e di proteggere anche l'imbattibilità stagionale. E ora è veramente a rischio, a meno di un quarto d'ora dal termine. Attenzione a Ghisu che ha spazio di fronte a sé, ancora Tuttavista, la discesa ancora di Simone Mameli, servito all'interno dell'area
Mameli temporeggia, prova a mettere in mezzo, guadagna il corner sulle ali dell'entusiasmo, ancora il tutta vista. A questo punto cerca di non commettere l'errore invece ha compiuto in precedenza, ovvero quello di non chiudere la partita quando ne ha avuta l'opportunità in superiorità numerica. Ricordiamo, l'Orania in 10. Sarà Luca Mameli a mettere in mezzo con il destro. È solissimo Daniel Mastio. Non c'è la battuta corta, qui manca il colpo di testa, il giocatore del tutta vista. Si trattava proprio del capitano Solina, ha chiesto anche un fallo di mano, poi Succu la sua uscita. E il rinvio a cercare Morittu con grande calma. Pira qui spizza all'indietro per Olianas, cerca di guadagnare quanto più tempo possibile il portiere del tutta vista, poi raccoglie il pallone con le mani e lo porge verso Marcellino Pira. Si sgancia in pressing Fadda. Ghisu, l'1-2 che si completa. Bello questo triangolo, ancora tutta vista. Chiede il pallone, Mameli. Riceve invece Ghisu, largo a sinistra. Si prepara l'ingresso in area, il cross basso. Arriva dalle parti di Mameli. Prova a spostarsi il pallone sul mancino. Ancora Luca Mameli. Il tiro con il destro, fuori misura. Anche Simone Mameli in precedenza poteva magari calciare un po' prima, preferito aggiustarsi il più possibile il pallone sul sinistro e ha perso un po' l'attimo. Altro cambio per Lorani al 34esimo ormai, fuori Morittu, dentro con il numero 16 Salvatore Silvas. La battuta di Succu allontana Pira, a caccia del pallone Floris, raccoglie Noli. Noli, l'imbucata dentro per Fadda, attenzione l'uscita di Olianas, sceglie bene il tempo dell'intervento. Sempre in agguato Fadda, con una zampata improvvisa, aveva trovato il gol dell'1-1 per Lorani. 34esimo in corso. Mastio alza il pallone per Floris, buono lo stop con il petto, spalla alla porta Floris, resiste alla carica di Ladu, poi finisce giù da solo praticamente. In questo caso Floris anche abbastanza stanco a questo punto, che ha ancora tante energie da spendere, e Simone Mameli. Pira, poi Fadda, ancora Pira, che chiede anche l'incitamento del pubblico, tanta carica agonistica per lui. Luca Mameli per Floris, pallone che è buono per Luca Mameli, attenzione, solo in area, c'è dall'altra parte Ghisu, il traversone proprio per Ghisu, aveva recuperato la posizione a quel punto Fadda, non è finita, Contini, ancora Contini, palla al piede, Loriga, Floris, arriva il movimento di Mastio, gioca ancora molto bene il tutta vista, tentativo di cross ribattuto da Noli, altro calcio d'angolo per la squadra di Galtelli. 10 minuti, anche meno, al termine del tempo regolamentare. Proverà a mettere in mezzo Luca Mameli. Il cross di Mameli allontana la difesa dell'Orani, raggiunge il pallone Loriga. Andrea Mameli. Contini. De Solis, Loriga, era stato fermato irregolarmente, ma pronto un altro cambio, mister Calvia, l'ingresso tra poco di Sebastiano Porcu.
uscirà Contini per il tutta vista. Dentro Sebastiano Porcu, solida prestazione anche da parte del numero 7 biancorosso, acclamato dal pubblico del Comunale. ...37:30 arriva la battuta del calcio di punizione per Floris, che non è freddo davanti alla porta, probabilmente anche stanco come dicevamo in precedenza. Occasione molto importante questa per chiudere la partita, non è finita. Ghisu allontana Lorani, di testa Pira, mette giù il nuovo entrato Porcu, alza la testa, c'è Solinas, il suo traversone sul secondo palo, c'è Ghisu in agguato, chiede intervento in gioco pericoloso il difensore dell'Orani, è arrivato probabilmente il fischio, è così, e allora punizione per gli ospiti. Sta per entrare il numero 19, Gonario Mura, per l'Orani. È uscito con il numero 9 invece Roberto Camboni. Cambio che giunge quando sta per scoccare il 39esimo del secondo tempo, il tutta vista avanti. Solinas, il pallone che si impenna, proprio il nuovo entrato Mura a toccare verso il compagno in maglia numero 17 Ortu, fermato ancora Ortu che insiste. Colpo di testa di Loriga, anzi si trattava di Porcu se non abbiamo visto male. Qui ancora Lorani in avanti, il pallone raccolto da Priamo Secchi, attenzione, c'è il calcio di rigore, incredibile, al 39esimo il fallo di mano e il calcio di rigore per Lorani. Si è acceso un flipper all'interno dei 16 metri col pallone che è carambolato sulla mano di un giocatore del tutta vista. E allora Fadda è pronto alla trasformazione dal dischetto. Fadda contro Olianas, il fischio, il tiro e il gol, ha pareggiato Lorani, la doppietta di Michele Fadda che trova il suo 20esimo gol stagionale. Orani che pareggia in maniera ormai insperata. Su calcio di rigore, Fadda la doppietta allora, e vedremo se il tutta vista avrà le energie per tentare un altro assalto offensivo a 4 minuti dal termine. Fuori Pira. Espulso Pira intanto per il tutta vista per doppia ammonizione. 10 contro 10 dunque in questi ultimi 4 minuti. Loriga, palla al piede. Floris gira bene per Simone Mameli. Attenzione a Porcu, il pallone calciato troppo debolmente verso la porta di Succu. Solinas, intervento di testa, poi Mura, a memoria, in avanti per compagno, fermato per posizione di offside.
Luca Mameli. Floris, lo stop con il petto, a duello con Ladu. Mameli, per Andrea Mameli, per Loriga. 42esimo in corso. Gelato un po' l'entusiasmo del comunale. Intanto attenzione a Simone Mameli. In due a terra, qui c'è spazio per il contropiede dell'Orani. Attenzione a Gonario Mura. Vede Ortu. È pronta all'ingresso in area Ortu. Solinas però alla meglio nel duello fisico. Tiene in campo il pallone. Quei due si trattengono a vicenda. Il fallo lo ha commesso il giocatore dell'Orani. Cristian Loriga. 43esimo. Pallone per Mastio. Non lo tiene in campo. E infatti la rimessa è per gli ospiti. Noli, il suo controllo si gira, Noli cerca collaborazione, attende troppo e finisce col perdere il possesso. La rimessa è per il tutta vista con Luca Mameli, subito a cercare là davanti Ghisu. Andrea Mameli stoppa il pallone, prova a fare un po' d'ordine. Attenzione ancora a Ghisu. In ripiegamento difensivo ora Silvas. Concessa la rimessa laterale al tutta vista. Andrea Mameli. 10 contro 10, ricordiamo ancora una volta la squadra in questo finale. Il pallone a cercare Floris, in anticipo Succu. E il suo rinvio. Solinas lascia rimbalzare il pallone, poi alleggerisce di testa all'indietro per il suo portiere Olianas. Ora Loriga. Ghisu per Luca Mameli, chiede il pallone Porcu, c'è larghissimo a destra Daniel Mastia, un pallone difficile da raggiungere per lui, ci prova ma Lorani che può rilanciarsi ancora in contropiede. Attenzione alla discesa rapidissima di Daniele Noli, il recupero però di Luca Mameli. In avanti Luca Mameli, recuperato Lorani. Il fallo qui di Simone Mameli su Michele Fadda. Punizione Orani. Tra pochissimo arriverà la segnalazione del recupero. La battuta della punizione da parte di Fadda. Il duello aereo con il pallone raccolto da Ghisu, rischia qualcosina, poi ancora il numero 14 cerca il duello in velocità, viene fermato da Secchi. Attenzione alla discesa di Secchi, il pallone qui per Silvas non arriva coi tempi giusti, sarà la rimessa per Olianas con il giocatore dell'Orani che invece era convinto insomma di aver ottenuto il calcio d'angolo. Solinas, le squadre sono stremate a questo punto. Porcu. Solinas. Lungo con il destro a cercare come sempre Floris. Pallone allontanato, lo raccoglie Simone Mameli. C'è la discesa di Andrea Mameli. Intervento in tech è scivolato, il pallone recuperato dall'Orani. Attenzione ancora al tutta vista, un intervento un po' troppo irruento ai danni di Andrea Mameli. Punizione per i biancorossi. 46esimo e 30 secondi sul cronometro. 2-2 il punteggio. Accesi anche i riflettori. Qui al comunale Loriga un altro fiore all'occhiello di questo impianto. È proprio l'illuminazione che è il perfetto terreno di gioco in erba sintetica. Luca Mameli va dritto in porta, qui incerto Succu, rischia tantissimo.
dopo anche il rimbalzo del pallone. 47-15, corner da destra per il Tuttavista con Daniel Mastio che lascia l'incombenza a Luca Mameli. Tutti a saltare i giocatori del Tuttavista a eccezione di tre elementi. Il cross troppo basso qui, neanche corto da parte di Luca Mameli. Giunge il pallone e ancora il giocatore del Tuttavista, Simone Mameli. Alza la testa, il pallone sul mancino, l'imbucata per Mastio che era però in evidente posizione di offside in questo caso. Sfuggita la segnalazione del recupero in questo caso da parte dell'arbitro. Tempo che però sta per scadere, siamo entrati ormai nel 48esimo del secondo tempo. Risultato sul 2-2, ripetiamo, Succu. La sua battuta, il colpo di testa di Noli per Ortu. Attenzione al pallone che arriva dalle parti di Secchi, anche qui c'era stata la segnalazione di fuorigioco. Olianas ha già battuto per Andrea Mameli. Loriga. Si gira benissimo Luca Mameli, qui lo sgambetto evidentissimo da parte di Gonario Mura, meritato anche il cartellino giallo. Voleva spendere il fallo tattico immediatamente numero 19 dell'Orani per fermare la corsa di Luca Mameli. Deve indietreggiare qui Cristian Loriga, verosimilmente l'ultima opportunità per il Tuttavista. Battuta di Loriga troppo verso il portiere che può lasciar scorrere addirittura, pallone sul fondo, arbitro fischia ma non la fine, reclama nuovo pallone in campo. 49-25 sul cronometro, con tutta calma Succu, con Lorani che è riuscito a scacciare i fantasmi della prima sconfitta stagionale. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.